sono in cantina del negozio dell'usato. Ora, cioè, io cerco cose vintage ovviamente, però qua c'è tutta la Gianbrutaglia che la gente compra in più, che non sa cosa farsene, e viene qui. Oh my God, guardate, è strapieno. Sto cercando una zuccheriera, però andiamo. Esatto, cos'è questo? The Body Shop, la gente proprio, questo è solo, come capisci, gli eccessi, no? Però qui vengono anche a mettere le cose della mamma morta, della nonna morta, non sono anche i fan di queste cose che non vogliono, e le portano qui, le donano, perché tutto che quello che è venduto qui va in beneficenza a un rifugio per donne e bambini. Quindi a volte dicono che non accettano più niente perché cioè, non hanno spazio. È proprio un casino. Però io cerco sempre cose bene. Cioè, cerco una zuccheriera. Cos'è questo? Un infuser. Vedi le carte da gioco vintage, vedi? Qui io non voglio accumulare, però io ho una passione. Questo è playing cards. Guardiamo qui dentro. C'è proprio un casino, eh. Tutte le stronzate che la gente compra quando i souvenirs è strapieno. Cos'è questo? Independence. La gente. Andiamo qui a guardare. Qua c'è tutte queste. Questo è ottimo. Se ti cerchi un pelo da stire, da stirare, te lo vendono per $4, $5 max. Quindi è una buona cosa per non comprare nuovo, no? Un casino, e che non hanno abbastanza persone, il personale è tutto è volontariato, no? Quindi però qui è un buon posto per cercare, vi faccio vedere, io qui ne ho trovate varie, no? Questi tipi di per cucinare, no? Ho trovato vari pezzi di Wilton qui, questi qui, vedete? Quelli sono un buon affare per baking, e là ce n'è uno in buona condizione. Io cerco quelli vecchi, padelle, mamma mia, aspetta, su è strapieno anche su di cose per abbigliamento, ma là c'è troppa gente, quindi non posso andare per il mare. Pentole, qui è un buon posto se hai tempo. Ah, per guardare proprio, questi qui sono ottimi, questi qui. Questo si usa per fare la cuocere gli aragosti, il mais tutto insieme. E questi costano, Quindi aspetta, non voglio. Oh my God! Gianbrutaglia galore qui. Quadri. Che c'è qui? Ti puoi rifare casa qui comunque. Oh my God, aspetta, andiamo qui. Vabbè, sto cercando una zuccheriera, però veramente se l'usato, se sai cercare bene, per la Gianbrutaglia, a parte che qui ce ne sono tanti, c'è modo da risparmiare, non devi comprare nuovo, trovi cose veramente molto varie, fra tutta la Gianbrutaglia, guardiamo. Queste cose che gente ha comprato e sbagli, no? Cos'è qui? Vediamo, io voglio vedere la gente cosa compra. Cos'è questo? Mamma, che brutto. Qualche souvenir questo. Mamma mia, che vergogna. Certe cose sono carine, però devi trovare il... Ecco, dimmi te. Cos'è qui? Lasciamo perdere. Queste per i biscotti. Queste sono tutte le bischerate che la gente compra, che poi non sa cosa farne, se la libera, no? Oh my God, qui andiamo qui. Oh, aspettate qui. Io sto cercando una zuccheriera. Questo com'è?
Questo è un po' alla mano perché sono tutti volontari che lavorano qui, no? E tu vai in beneficenza, quindi non è ordinato. Ci sono tanti negozi molto carini, ordinati, ma i prezzi sono molto più costosi. Poi i prezzi sono bassi, la gente se ne può liberare di queste cose. Quindi questo qui è vintage. Questo disegno è vintage. Io sono sempre alla ricerca di questi, perché questi si usano per fare la minestra di cipolle, no? Con il formaggio sopra, il French onion soup. Questo è un buon acquisto se trovi tutti gli altri, a parte uno che te ne fai. Bicchieri di plastica. Oh my God. Ecco, se ti mancano forchette e coltelli, qui è per... Se ti vuoi rifare casa, ragazzi, due di questi, 50 centesimi. Ma chi? 50 centesimi. Se hai tempo per guardare per tutti questi, ci sono... Vediamo questo. Sono di acciaio inox, non fatti in Cina. Sono negli Stati Uniti, no? E per qui probabilmente c'è un completo, no? Te ne trovi 6 e ti viene $2. Vedete? Su queste cose qui si puoi risparmiare, se vuoi fare cose vintage, anche se non sono uguali, però questi sono 50, sai, 2,50 centesimi, dai. Sono fatti negli Stati Uniti, non è fatto in Cina, è vintage. Vintage se hai più di 25 anni. Che c'è qui? Cos'è questa padellina qui? Oh, questo è per andare a fare camping. Guarda qui. Qua ci vuole tutta la giornata, poi ti devi lavare bene le mani qui. Però se hai tempo, altre cose per... vedete qui, questi costano, se tu guardi bene, a me piacciono quelli vecchi, no? Io cerco sempre quelli di Wilton. Però non conviene comprare nuovo. Dai una bella sciacquata. Vediamo qui che c'è, piatti. Tutte queste cose. Ecco, questi qui, 40° anniversario, questi se ne sono liberati subito, eh. E questo cos'è? Chissà che te ne fai, guarda, io voglio una zuccheriera e basta, eh. Non voglio accumulare più, che io ho abbastanza cosine mie. Se ami il vintage e hai tempo, trovi tante chicche qui, solo che ci vuole... Vediamo questo. Di questo lo comprerei, questo è vintage. Carino anche. Questo è per mettere dentro i sughetti, no? Quando fai il roast beef, lo metti a tavola, quello è carino. Questo... Ecco, questo avrà un 50 anni. Ma io ho tante di queste cose, no? Ora li trovi made in China, ma qua si trovano gli originali, però devi avere tempo, no? Oh, queste cose, queste chincaglierie, accumulano spolvere. Questo, vediamo questo. Questo è carino, qualcuno l'ha fatta in classe di ceramica. Io quando vengo qui ho un budget come di $5. Tutte queste stronzate. Vediamo qui, che c'è qui? Oh. Il fondue set, mi piace il fondue set. Vediamo che c'è qui, aspettate. Qua ci sono tutte quelle tazze, i souvenir che voi comprate, lasciate perdere, risparmiatevi i soldi, qua la mattina vanno a finire qui. Mamma mia. Denise, ecco, una col nome. Cosa c'è qui?
Ecco, si è andato in Canada, guarda, questi qui sono comprati quattro tazze del Canada. Ovviamente non se ne fregano più niente, no? Oh, tutti i bicchieri. Peccato certi che a me piacciono, non ce n'è solo uno, no? Quindi a volte si trovano cose belle. Questa personalizzata. Questo è il 25esimo anniversario di Hard Rock Cafe. Questi sono carini. Questi sono vintage, però ce n'hanno solo tre, vedi? Questi sono carini, questi sono vintage. Ora li rifanno, no? Questi sono carini. Se è una cucina anni 50, questo è carino. Insomma, non trovo una zuccheriera. Ecco, c'è un ferro, c'è anche dentro la scatola, guarda. Conviene su queste cose così. E questo è vintage. Per terra 2 dollari. Yikes, dov'è? E di quadri che c'è qui? Da stiro. Qui è un gran casino, eh? Penso avete capito, però guarda se hai tempo. Valigie, un po' di tutto. Devi disinfettare tutto, ovviamente, però c'è il riciclo. Cos'è qui? Vedi i piattini rosa vintage? Specialmente se si chiama USA. Crafting Homer Laughlin, per esempio, è un buon brand. E questi sono vintage, però li devi cercare abbastanza, no? Ce ne sono come tre. Però è carino se hai una cucina anni 50, perché questi sono fatti circa degli anni 50. Ecco un altro, qui, il completo, no? Ce n'hai quattro. Carino. 5, ce ne sono 5, io non compro niente ora. Questo è il completo, questo è 1,50 euro, tutti questi piatti, queste cose qui. Ma quello è un prezzo vecchio, no? No, thank you. Questo è di legno, sì, bamboo. C'è questo, c'è per l'insalata. Qua ti devi veramente lavare le mani, eh. Questa è la carta. Questa è l'area natalizia. Teniamo la luce qui, è tutto buio. Qui tutte le chincaglierie di Natale che la gente non sa se ne vuole liberare, è tutto qui. Quindi si puoi arredare per Natale. Merry Christmas. Guardate qui, strapieno, proprio non conviene comprare nuovo. Guarda, è strapieno, guarda. Tutte le cose di Pasqua, tutte le cose comprate in più, tutti gli eccessi, li trovate qui. Questo è proprio l'eccesso. Guardate. Tutti gli eccessi. Tutti questi surplus.
questo? Cos'è questo? Questo è una cosa decorativa che metti fuori, no? Per l'autunno. Questo si potrebbe, è una cosa salvabile. Questo si può usare, io non voglio niente però, no. Che c'è qui? Mi piace così, non sono in buona condizione purtroppo. Questi qui sono vintage, però non sono in buona condizione. Vedi qui per esempio, ecco, sì, ci sono bigliettini di Natale, tutte queste cose, queste sono carta, bigliettini di Natale, devi solo andare a guardare, a cercare, non devi comprare neanche nuovo, ci vuole solo tempo. Tutte queste cose, sono queste, oh my god, queste sono cose che metti fuori con le luci a Natale, no, per carità, questa è carina, no che io ho bisogno di questi champusanti, però questo è vintage, sì. Che c'è scritto qui? Anne. L'ha fatto qualcuno questo? Chissà chi è? Anna Romeo Tortora, 1909, morta nel 97. Interessante, vediamo questo. Questa è una bambola vintage. Sì, questo è veramente vintage. Vintage, vedi queste cose molto interessanti, chissà di chi è, chissà che se qualcuno, no? Chissà, c'è qualche storia, ecco perché mi piacciono le cose vintage, perché hanno della storia. Il mio affare del giorno è una bottiglia di The Scent of Peace, The Bond No. 9. È nuovissima, usata due spruzzi, è 100 ml, Eau de Parfum, costa $370. Ero rimasta a bocca aperta, ho detto quanto vuoi per questo? Lei ha detto $2, gli ho dato 5 perché i soldi vanno in beneficenza, però non avevo pochi soldi. Comunque voleva $2, io do 5 perché, però costa $370. È un famosissimo profumo fra i loro migliori di Bond No. 9. È stata creata da un buon naso, si è andata a curiosare, ha fatto tantissimi profumi molto pregiati. Buon weekend a tutti!